monsters. Vabbè. Ragazzi, comunque siete in tanti che mi avete chiesto di fare questo video e vi dico che non lo faccio per vantarmi, ma perché mi piace in generale, mi piace guardare questi generi di video e quindi mi diverto a registrare questo video. Comunque ragazzi, adesso iniziamo con Chanel e volevo dirvi che... Ah sì, io di solito quando prendo dei trucchi li prendo di basso prezzo. Però quest'anno ho voluto provare una cosa diversa prendendo dei trucchi di Chanel e comunque adesso vi faccio vedere meglio per esempio questo set per i trucchi. È un set da viaggio e lo puoi portare dove vuoi perché è un set da viaggio e comunque eccolo qua. Come vedete ci sta il fard, la cipria, gli ombretti, i rossetti e anche i pennelli. E comunque poi ci sta anche, ah eccolo, questo correttore, questo mascara, ed è molto carino che da piccolino lo puoi portare dovunque e niente, è molto comodo. Poi una cosa che non ci è piaciuta è che la scatola ci è arrivata rotta, e però vabbè, mia mamma ha anche cercato di chiamare e hanno detto che non avevano altre scatole da mandarle, cosa sicura non vera perché non puoi essere Chanel e non avere altre scatole, e quindi vabbè, l'abbiamo preso sul sito di Chanel e questa è stata la cosa che non ci è piaciuta molto. Poi mi sono dimenticata di dirvi che ci sta questa bustina con questi campioncini, una è una cremina per la notte e l'altra è un fondotinta, e ci sta anche questa bustina con scritto sopra Chanel e niente, è carina che la puoi mettere tipo in borsa e portarla in giro. E comunque poi ci sono anche altre cose e ci sono ci sono dei luci da labbra, in pratica sono quasi uguali perché uno è tipo color pesca e l'altro è giusto un po' più rosa, ma comunque sono tipo come un rossetto che all'inizio è un po' tipo un rossetto che non è lucido e lo metti sulle labbra, poi quando lo fai asciugare metti a parte i luci da labbra e viene tutto insieme nello stesso lucida labbra. E comunque è comodo perché non so come, ma può anche rimanere che non si toglie per tutto il santo giorno e quindi puoi fare quello che vuoi, anche mangiare, e si toglie proprio un minimo, non si toglie quasi, quindi è veramente bello e ha un bellissimo colore. Poi vabbè, dipende da quale tipo prendi. Comunque vi dico che se volete un video dove vi faccio vedere dove provo tutti questi prodotti, scrivetemelo giù nei commenti che se volete faccio il video. Ok, adesso andiamo avanti con questo profumo. Comunque io non sapevo che odore avesse e quando ho sentito l'odore ero proprio incantata, perché è un odore non troppo forte, però è bellissimo. Ha un profumo incredibile, molto molto semplice, e comunque a me non piacciono i profumi troppo con gli odori troppo forti, e è Miss Dior ed è un odore molto floreale e semplice. Ok, andiamo avanti con altre cose di Dior, visto che vi ho fatto vedere il profumo di Dior, ed è questo lucida labbra ed è molto naturale, sembra quasi di non avere il rossetto, cioè in senso buono perché hai la labbra più colorata e grande, ma quasi non si nota di avere il rossetto. E comunque è molto facile da applicare perché, non lo so, mi piace molto come è stato strutturato il pennello, tipo un po' rotondo e morbido, ed è quindi molto facile da applicare. E poi, sempre di Dior, questo correttore, ed è quasi bianco perché zero, perché io ho la pelle bianchissima, e quindi niente, comunque anche questo è molto facile da applicare e quindi mi piace molto.
Adesso andiamo avanti con Victoria's Secret. E come prima cosa ho preso, cioè vi faccio vedere che ho preso delle mutande un po' tipo shorts. E questa qua forse è una delle mie preferite, viola. E vabbè, in questo periodo mi sta piacendo molto il viola. E vabbè, quindi ho preso di color viola, acqua, nere e beige. E vabbè, comunque poi ho preso tre creme e così, cioè comunque hanno un buonissimo odore, un odore anche un po' tipo di una caramella, e comunque mi piacciono tantissimo, soprattutto l'odore. E ne ho presi tre, così mi durano di più. E comunque sono alla vaniglia. E adesso andiamo avanti. Poi ci sta Marie, che è il gatto degli Aristogatti. E comunque ce n'ho già una piccolina, tipo grande così. E poi i miei genitori, cioè mia madre più che altro, ha pensato fosse carino prendere quello di taglia più grande. E vabbè, comunque mi tratta ancora un po' come una bambina, mi ha detto, perché a me da piccola piacevano tanto i pupazzi, e quindi diciamo che voleva ancora comprarmi l'ultimo pupazzo. Vabbè, ma comunque è molto carina, soprattutto nella mia stanza, tipo con rosa, tutto rosa e bianco. E comunque adesso andiamo avanti con queste cose di Clinique. E questo è un sapone per il viso, e invece questa è una cremina. E comunque quest'anno ho preso, diciamo, non so se avete notato, ma sto prendendo cose di bellezza, tipo, non lo so, per curarsi il viso, anche cose così. E infatti continuiamo, e ci sta un'altra cosa per il viso, e questo sarebbe Wash Sweat Natural Skin Care. Vabbè, è una cosa per il viso, che tipo puoi cambiarlo, e questo magari al posto di quello metti questo, che è per togliere la pelle secca. E ci sta anche tipo per massaggiare il viso. Questo penso sia per i piedi. Vabbè, ci stanno un sacco di cose diverse che neanche so bene io cosa servono. Però so che... Ah, vabbè, poi ci sta questo per metterti indietro i capelli, così non ti vanno in faccia. E non riesco più a metterlo nella scatola. Vabbè, dopo lo mettiamo. Poi andiamo avanti con Pandora. Ecco qua questo pannello molto bello in oro rosa, con i due cuoricini e la corona. È molto carino. E adesso andiamo avanti, non so perché non riesco a togliere. Ah, ecco. E comunque sì, vabbè, ecco qua. Adesso andiamo avanti con Coco Chanel. Vabbè, ho detto Coco Chanel un po' tipo stile francese, non so perché, ma odio quando lo dicono. Vabbè, comunque è molto bello, cioè mi piace molto lo stile dei disegni. È molto semplice. Comunque quest'artista la seguo anche su Instagram, e si chiama Megan Hess. Comunque è molto molto geniale, perché ho anche visto come disegna, e riesce a fare delle cose anche velocemente bellissime, ed è fantastica fantastico lo stile dei disegni. Ed ecco qua la copertina. Adesso andiamo avanti con questi pigiama. E questo è l'anno dei pigiama, perché ho avuto questo per Natale, e forse è uno dei miei preferiti. Poi ho avuto questo di Mimi, e quando l'ho visto ho detto: mamma, ancora con i pigiami per bambini? E lei ha detto: che fa, l'ho comprato pure io.
cioè per lei stessa. E vabbè, le piacciono i pigiami tipo bambinischi, però comunque carino. E dimmi, tutto rosa con i brillantini, anche le maniche rosa. E poi questi pantaloni, e sono sempre con le mini mini, non so se vedete, e dei fiorellini, tutto molto carino, e anche, non so, kawaii, tutto rosa. E poi ci sta poi questa camicetta per la notte, e sopra ci metti questa vestaglia. E vabbè, non si capisce bene, però comunque mi piacciono molto questi pigiami così, tipo di raso, anche questo. Insomma, non come quelli dei bambini che piacciono a mia mamma. Vabbè, questo qua è molto carino, però non lo so, vabbè, penso che preferisco tipo questi qua. Comunque poi ho preso questi guanti che mi ha regalato mia nonna, e comunque vi provo un secondino. Ecco, e niente, vabbè, sono molto simpatici, perché sembrano dei guanti normali, invece se riesco a, ecco, invece sono tipo che si illuminano, e sono guanti tipo mani da scheletro, e avevo in mente di usarli magari in un video musicale, vabbè, poi vedremo, non lo so. E vabbè, adesso vi faccio vedere un attimo come sono con la luce spenta. Vabbè, eccole. E comunque non lo so perché, ma mi piacciono tantissimo, non lo so, sono troppo sfiziose. E niente, sembrano veramente de mani da scheletro, che a me stanno benissimo perché io sono proprio magra come uno scheletro. Vabbè, e niente. Poi da mia zia ho avuto, mia zia, ho avuto questo calendario di David Bowie, che io non ho mai avuto tipo calendari con delle foto, e però questo qua di David Bowie è molto sfizioso, e vabbè, vi faccio vedere giusto qualche foto. E vabbè, niente, mi piace moltissimo. E per chi non lo sapesse, David Bowie è uno dei miei più grandi idoli da ormai un sacco di tempo. E adesso vi faccio vedere questa cosa per pulire i denti, e comunque spero che funzioni, non l'ho ancora usato, ma fa ridere perché ho preso tutte cose tipo creme, cose per la faccia, per il viso, per i denti, e vabbè, niente, comunque dovrebbe, cioè tipo ci sono delle luci bianche che tipo dovrebbero schiarirti i denti, non so bene neanche come funziona, però aveva un sacco di recensioni positive e un sacco di stelle, quindi speriamo funzioni. Poi ho avuto questo diario che c'è scritto: ho compiuto 14 anni nel 2020, l'anno in cui sono stata messa in quarantena, e probabilmente sarò in quarantena anche nel 2021, non tutto, spero, però anche un po' di 2021, che bello, scherzo. Comunque vabbè, questo lo posso usare come diario, non lo so, e è molto simpatico perché poi magari fra tanti anni mi riguardo questo diario e vedo me nel 2020 che stavo in quarantena. Poi ho avuto un piegaciglia, credo non ci sia bisogno di spiegare come funzioni perché lo sapranno penso tutte le ragazze. E comunque niente, poi ho avuto questo, un'altra cosa tipo come il, non lo so, che si illumina come i guanti, perché dovrebbe essere tipo trucco fluorescente, e come vedete, non so se vedete, ci stanno delle figure di trucco tutto illuminato. E vabbè, questo funziona con la luce blu, la luce nera, non mi ricordo come si chiama, però comunque è molto sfizioso, perché anche questo penso proprio che lo userò in un mio video musicale, magari insieme ai guanti. Poi ho avuto questo libro da colorare, e vabbè, lo vedete voi cosa c'è scritto, non lo dico, ma comunque è troppo sfizioso perché ci stanno un sacco di parolacce, e magari c'è, cioè, tipo per togliere lo stress, che magari sei nervoso e colori le parolacce. E questo me l'ha regalato mia zia, che ha pensato a me vedendo la copertina del libro, perché scherziamo sempre su questa parola.
Vabbè, vi faccio vedere qualcosella che ci sta dentro. Non so se vedete. E vabbè, è pieno di parolacce, anche pesanti. Al contrario, io non vedo niente. Ma vabbè, comunque non vedo l'ora di colorarlo. Poi come penultima cosa ho avuto il biliardino. Ma non solo il biliardino, infatti è strutturato benissimo, perché ci sta il biliardino, poi c'è modo di smontarlo tipo facilmente, e ci sta anche il biliardo, non mi ricordo i nomi, vabbè, ci stanno un sacco di altri giochi insieme al biliardino. Quindi se magari non ti va di giocare in quel momento al biliardino, puoi anche giocare tipo a biliardo, per esempio. E niente, è molto bello. E poi come ultimo regalo è stato che è il più bello, e comunque che ha fatto il mio ragazzo, però non vi dico che cos'è, però mi ha fatto questo regalo, cioè non me l'ha comprato, me l'ha fatto lui, e niente, questo è il regalo più bello. Comunque ragazzi, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, e ricordatevi di mettere un bel like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi a questo canale. Comunque ci vediamo nel prossimo video ragazzi, alla prossima!